Grazie tantissimo dell'invito innanzitutto, il mio esordio qui a Modena, grazie delle parole che sono state dette dopo la presentazione che si è appena fatta, posso solo deludere l'uditorio sostanzialmente. E, dunque, è vero che i classici sono opere su cui sembra che tutto sia stato detto, ma che quando ogni volta che li rileggiamo e li rileggiamo con attenzione ci dicono qualcosa di nuovo, e spero quindi di dirvi, non dico qualcosa di nuovo in assoluto, ma di risvegliarvi delle conoscenze e di approfondirle. La prima domanda che mi sono posta quando mi hanno chiesto di parlare delle meditazioni di Cartesio in un festival che parla della psiche era quanto fosse giustificata questa scelta, perché Cartesio notoriamente nelle meditazioni non usa, quando parla della sua filosofia, il termine anima, che è l'equivalente latino di psiche. Le meditazioni sono scritte nella prima edizione e anche nella seconda in latino e vengono tradotte in francese non da Cartesio stesso. Cartesio è un autore bilingue perfettamente latino-francese, e quando scrive in francese ha come obiettivo un certo tipo di pubblico, quando scrive in latino ha come obiettivo un altro tipo di pubblico. Dunque, Cartesio nelle meditazioni parla di mens, mente, e quando scrive in francese parla di esprit. Quindi evita accuratamente di usare il termine anima. Quindi uno si potrebbe dire, bene, la lezione finisce qui e chiudiamo la questione. Oltretutto Cartesio è un dualista, come è noto, è stato già detto, distingue tra res cogitans e res extensa. Altro motivo per escluderlo da un festival in cui si parla di psiche. Il mio tentativo sarà, dopo aver parlato un pochino in generale di che cosa sono le meditazioni e che cosa sono delle meditazioni di metafisica secondo Cartesio, cercare di mostrare che invece non è così. C'è un motivo per cui è giusto parlare di Cartesio in questo contesto, si vede già nelle meditazioni e si vede ancora di più in un'opera successiva che sono Le passioni dell'anima. Quindi comincio da questioni più generali. Intanto Cartesio è nella tradizione alta filosofica l'autore della soggettività, colui che almeno da Hegel in poi ha cambiato, ha dato una svolta alla filosofia passando da una visione di tipo oggettivista a una visione invece di tipo soggettivista. Poi ha commesso anche l'errore di fare appunto del soggetto una sostanza, quindi dando di nuovo un carattere oggettivo a questo soggetto. Questo lo dice Hegel, lo dirà Husserl dopo di lui, però indubbiamente a lui viene riconosciuto questo merito. Anche in autori molto più vicini a noi come Charles Taylor, che è un filosofo canadese, non so se è ancora vivo ma spero di sì, che scrive una monumentale storia appunto del soggetto, del self, come si dice in inglese, e infila Cartesio e Montaigne, autore di cui stanno parlando in contemporanea sempre nel festival, all'origine appunto dell'idea moderna di soggettività, idea moderna che in realtà viene sviluppata a partire dall'illuminismo e dal romanticismo, secondo Taylor. Allora, Cartesio è la versione, potremmo dire, conoscitiva, epistemologica del soggetto, Montaigne è l'immagine invece introspettiva, psicologica, diremmo noi oggi, del soggetto. E poi c'è un altro elemento che tornerà in questi minuti in cui vi parlo di Cartesio, cioè l'elemento della coscienza. Chi studia l'origine della coscienza, ne abbiamo sentito parlare poco fa dal collega che mi ha preceduto. Ecco, chi studia l'origine del senso moderno di coscienza dice che Cartesio è stato il primo a usare il termine coscienza o essere conscio non riferendosi alla coscienza morale. Quindi quell'aspetto della nostra personalità che ci dice è bene fare questo e male fare quest'altro,
ma riferendosi proprio a, come diceva il collega che mi precedeva, alla coscienza come sensazione del sé, essere coscienti di se stessi innanzitutto e di ciò che avviene all'interno della nostra mente, della nostra anima, della nostra psiche. Cartesio è il primo, ma poi ci sarà una lunga storia dopo di lui che è soprattutto rappresentata da Locke e da Hume, che cambiano e approfondiscono moltissimo questo concetto. A questo punto io spero di riuscire a far andare avanti le slide. Ci siamo? No? Comunque io parlo, perché tanto slide o no slide, sì, ci siamo, perfetto. E, dunque, partiamo dal titolo, passiamo bassi bassi, dal titolo delle meditazioni. Intanto meditazioni. La meditazione non è affatto uno stile filosofico al tempo di Cartesio. Si scrivono trattati, si scrivono discorsi, si scrivono dialoghi di filosofia, ma non meditazioni. La meditazione è una pratica religiosa. Cartesio è stato educato dai gesuiti e conosce bene questa pratica religiosa e la traspone in campo filosofico. Le meditazioni sono un percorso in prima persona. Cartesio dice io, per l'appunto, in continuazione, un percorso quasi performativo, quasi teatrale, è un percorso anche psicologico, oltre che cognitivo, che il lettore deve ripercorrere in prima persona. Questa è la sfida che Cartesio lancia appunto ai suoi lettori. Questo nelle sei meditazioni, le obiezioni e le risposte a cui accennavano prima sono altra cosa, sono invece un dialogo appunto con degli obiettori. Questo per il termine meditazione. Meditazione è anche un modo particolare di dimostrare in filosofia, secondo Cartesio, che non è quello del sillogismo aristotelico, che non è quello della dimostrazione euclidea, che pure Cartesio conosceva bene, ma segue comunque un ordine in cui ciò che segue è dimostrato grazie alle premesse che immediatamente precedono. Passiamo al resto del titolo. La prima edizione dice meditazioni non metafisiche, ma meditazione di filosofia prima, in cui si dimostrano l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. La seconda edizione cambia quest'ultima parte, cioè dice si dimostra la distinzione delle sostanze, cioè dell'anima dal corpo. Il termine metafisica compare solo nella traduzione francese, d'accordo? Traduzione che Cartesio sicuramente ha rivisto, riletto e approvato, quindi questo passaggio a metafisica è approvato da Cartesio stesso. Ora Cartesio ci dice e ci spiega per quale motivo ha scelto di parlare di filosofia prima. E notate bene, lo fa nel testo latino, cioè in un testo che si indirizza a un pubblico specialistico che ha fatto l'università, mentre le meditazioni metafisiche in francese possono essere lette da tutti. Scrive a Mersenne, che è un frate che vive a Parigi. Cartesio vive praticamente tutta la sua vita intellettualmente produttiva nei Paesi Bassi. Mersenne è un suo interlocutore fondamentale, è un suo interlocutore fondamentale soprattutto appunto nell'edizione delle meditazioni. È lui che le cura, che cura il rapporto con l'editore, è lui che sceglie gli obiettori, le persone a cui mandare le meditazioni perché interloquiscano con Cartesio. A Mersenne quindi Cartesio dà anche indicazioni sul titolo e gli dice: questo mio scritto di metafisica voglio che si intitoli Meditazioni sulla prima filosofia, perché non vi tratto solo dell'immortalità di Dio, scusate, dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima, ma vi tratto anche di tutte le prime cose che si conoscono se ragioniamo con ordine. Cosa se ne deduce da questa lettera
Cartesio manda Mersenne. Se ne deduce che è uno scritto sì di metafisica, ma che la metafisica per Cartesio ha un significato più ristretto rispetto a filosofia prima. Metafisica indica esclusivamente l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima. La filosofia prima è invece un concetto più ampio e quindi copre l'effettiva ampiezza delle meditazioni. Ora, quando Cartesio dice questo e parla di metafisica, ha ovviamente alle spalle una grande tradizione, che è quella aristotelica. Aristotele vive vegeto e combatte con noi alla metà del Seicento. Aristotele viene insegnato in tutte le università europee, che siano esse cattoliche o luterane o riformate. Quindi è un interlocutore, come dire, di tutto rispetto per Cartesio. Sapete che la metafisica di Aristotele è un testo composito e sapete anche che Aristotele non ha dato il titolo a questo testo. Essendo composito troviamo diverse definizioni della metafisica e in genere se ne indicano tre. La metafisica è la scienza delle cause prime e questo elemento della causa nelle meditazioni di Cartesio si ritrova. La causa è un concetto fondamentale nelle meditazioni, lo trovate sia nelle sei meditazioni, ancora di più nelle obiezioni e risposte. Poi la metafisica è scienza dell'essere in quanto essere, secondo Aristotele, ed è teologia, sempre secondo Aristotele. Teologia, in un certo senso, è qualcosa che nelle meditazioni di Cartesio c'è, nella misura in cui c'è la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Sarebbe, con la terminologia contemporanea di Cartesio, teologia naturale o teologia speciale. Invece, la scienza dell'essere in quanto essere è totalmente assente non solo dalle meditazioni metafisiche, ma in generale dall'orizzonte cartesiano. E questa è una scelta per niente scontata, perché all'epoca di Cartesio è questa la parte della metafisica che si sta sviluppando, sia in campo cattolico, sia in campo invece riformato. Tanto che è stato inventato il termine ontologia. Il termine ontologia è un neologismo dell'inizio del Seicento. Questa parte a Cartesio non interessa minimamente. Da quand'è che Cartesio si occupa di metafisica? Lui che era un matematico e è conosciutissimo dai suoi contemporanei, soprattutto per le opere di matematica, e che ha come ambizione per tutta la sua vita quella di scrivere una fisica che soppianti la fisica aristotelica. Ecco, Cartesio si occupa di metafisica da una decina d'anni prima, dal 1630, quando scrive sempre a Mersenne delle lettere fondamentali in cui dice: ho finalmente trovato il fondamento della fisica. E questo fondamento è un fondamento metafisico, che consiste proprio appunto nella conoscenza di Dio e nella conoscenza di noi stessi. E in questo ambito ho trovato delle dimostrazioni ancora più evidenti, ancora più certe, delle dimostrazioni matematiche. Allora, se volete, questo aspetto lo lascio da parte nella nostra conversazione di oggi, se volete lo riprendo poi nelle domande se vi interessa, perché la metafisica è più certa della matematica e che cosa vuol dire poi all'interno del percorso delle meditazioni. Però vedete anche appunto che il Cartesio di cui vi ho parlato prima, quello della tradizione hegeliana, è un Cartesio soprattutto metafisico, ma questo è vero anche per lo spiritualismo francese, per esempio. Mentre invece Cartesio di se stesso diceva che il suo obiettivo era scrivere una fisica, quindi era di rimanere comunque in un ambito scientifico, certo in un ambito scientifico rafforzato da queste radici metafisiche. Allora, c'era un'altra parte del titolo, e qui ci avviciniamo finalmente al tema, la psiche.
Immortalità dell'anima, distinzione dell'anima dal corpo. Perché Cartesio parla di immortalità dell'anima nel primo titolo e poi decide di cambiare? Anche questo abbiamo una traccia nel testo delle meditazioni. Intanto Cartesio fa una lettera dedicatoria alle meditazioni e dedica le meditazioni alla Sorbona. La Sorbona era la facoltà di teologia di Parigi, popolata ovviamente da aristotelici. Cartesio invia a loro un testo che vuole soppiantare la metafisica di Aristotele, volendo la loro approvazione. Un po' un'azione sfidante, diciamo, questa di Cartesio. L'approvazione non l'avrà mai. E per ottenerla, però, qual è la mossa retorica di Cartesio? È dire, in questa lettera, io faccio quello che da sempre, almeno da Tommaso, viene fatto. Tommaso è stato dichiarato santo da poco dalla Chiesa tridentina e ovviamente era autore di riferimento per i teologi della Sorbona. Tommaso ha dimostrato l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima con ragioni filosofiche a chi non è cristiano. Ovviamente chi non è cristiano come lo convinciamo? Solo con la filosofia. Quindi io faccio mutatis mutandis quello che ha fatto Tommaso e poi faccio quello che il Papa dal 1513 ha prescritto a tutti i filosofi cristiani, dimostrare appunto l'immortalità dell'anima e confutare le argomentazioni mortaliste. Questa operazione non funziona, come vi ho detto. La Sorbona non darà mai il suo timbro ufficiale e Cartesio già nel testo delle meditazioni della prima edizione ci dice qualcos'altro. Ci dice, io in realtà ho dimostrato appunto la distinzione delle sostanze da due motivazioni che spiegano la sua scelta successiva. La prima, in un testo introduttivo alle meditazioni, una specie di abstract, dove dice per mantenere l'ordine appunto dimostrativo, io per dimostrare veramente l'immortalità dell'anima avrei dovuto spiegare tutta la mia fisica. Non lo faccio, scrivo solo di metafisica, quindi mi fermo in un certo senso alla distinzione delle sostanze. E poi questa cosa la riprende nelle seconde obiezioni. Nelle seconde obiezioni però ci dice qualcosa diverso, perché qui vedete anche il dialogo che Cartesio è in grado di instaurare con i suoi obiettori, un dialogo spesso estremamente sprezzante, ci sono alcuni obiettori che lui tratta malissimo, in questo caso no, gli obiettori gli hanno detto che sono anonimi, gli hanno detto ma sei proprio sicuro che basti la distinzione delle sostanze per l'immortalità dell'anima? Dio potrebbe decidere di annientarle le nostre anime. Oh, il Dio cristiano, come ci ha detto il collega Guido Rizzi prima, non è il Dio dei greci e soprattutto il Dio di Cartesio è un Dio onnipotente, con un'onnipotenza totale che colpisce anche le verità matematiche. Quindi Cartesio deve rispondere a questa argomentazione molto cautamente e infatti risponde dicendo ma io non impongo nulla a Dio, io non mi pronuncio sulla volontà di Dio e sulla onnipotenza di Dio. Su questo però noi dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo la rivelazione. La rivelazione, la Bibbia ci dice che le nostre anime sono immortali, quindi sappiamo dalla rivelazione, non dalla filosofia, che Dio non sceglie di annientare le nostre anime. Io come filosofo vi do la base filosofica, cioè vi dico la mente è completamente distinta dal corpo. La mente non ha la funzione di vivificare il corpo. Il corpo vive e muore da solo. La mente è un'altra cosa. Quindi quando il corpo muore può tranquillamente sussistere. E vediamo che cos'è questa mente. E quindi affrontiamo il tema del cogito inevitabilmente. Allora, il cogito nelle meditazioni
ha una forma diversa dalla formuletta che tutti noi conosciamo e che è quella invece del discorso sul metodo o dei principi di filosofia, cioè penso dunque sono. Qui invece Cartesio ci dice qualcosa di diverso, ci dice io sono, io esisto ogni volta che e fin quando io penso. E io penso in particolare appunto di essere e di esistere. Ogni volta che io vengo ingannato, perché il cogito arriva appunto dopo il Dio ingannatore. Se anche questo Dio mi sta ingannando, per ingannarmi io devo esistere. Dopodiché Cartesio fa quello che fa sempre nelle meditazioni, cioè arriva a una tappa e poi comincia a scavare dentro questa tappa per procedere oltre. Quindi si chiede, ok, io sono, io esisto, ma cos'è questo io? E qui vedete emergere la tradizione. La tradizione, dice Cartesio, mi dice che l'io ha un corpo, che l'io è qualcosa che si nutre, che cammina, che sente, che pensa, cioè è un'anima, che questa anima forse è un vento sottile, un'aria, un fuoco, come quella che abbiamo, di cui abbiamo appena sentito parlare appunto per, nel caso appunto degli eroi omerici. Ecco, questa pagina di Cartesio viene dopo la prima meditazione, cioè dopo che il dubbio aveva spazzato via la certezza di avere un corpo e la certezza di che esista un mondo esterno. Quindi chiaramente queste cose che la tradizione ci racconta e che sono, per farla breve, la concezione dell'anima, o almeno quello che Cartesio attribuisce come concezione dell'anima ad Aristotele, Cartesio non la può accettare e quindi va avanti. Allora, se non possiamo accettare questa cosa, non possiamo accettare niente che derivi dal corpo, perché non so di averlo, che cosa mi rimane? Mi rimane il pensiero. L'unica cosa che mi rimane è il pensiero e quindi io sono una cosa pensante. E che cos'è questa cosa pensante? Quello che diceva prima il mio collega, cioè mente, animo, perché nella tradizione filosofica latina anima e animus sono due cose distinte, intelletto e ragione. Benissimo. Che cos'è che non torna o non potrebbe tornare nella citazione che vi ho fatto e che spero riusciate a leggere? È quello che viene subito dopo. Che cos'è una cosa che pensa, una cosa che dubita, intende, afferma, nega, vuole, non vuole? Fin qui siamo nell'ambito del puramente intellettuale, nell'ambito appunto della mente. Però dopo Cartesio dice questa cosa che pensa, immagina e sente. Qui qualche problema invece ce l'abbiamo. Come lo risolve Cartesio? Lo risolve dicendo, ma io il sentire, in questo caso, lo considero nel suo versante mentale. Cioè, ok, io non so se c'è un mondo esterno e non so se ho un corpo, però ho l'impressione che ci sia un mondo esterno, ho delle sensazioni, appunto, ho l'impressione di avere un corpo. Questa impressione ha una dimensione puramente mentale, cioè non svanisce se io dico non ho un corpo, continua a persistere. Ecco, questo è il sentire, secondo me, in questa fase, nella seconda meditazione. E poi aggiunge molto rapidamente nelle obiezioni quella dimensione che vi dicevo prima, la coscienza. Il pensiero è essere immediatamente coscienti del proprio pensiero. Sarò molto rapida su questo aspetto della filosofia di Cartesio perché in realtà Cartesio non lo approfondisce, ci dice praticamente solo questo. Cosa vuol dire? Che la coscienza non è pensiero di pensiero, non è una riflessione in questo senso, non c'è uno sdoppiamento, è immediata per l'appunto, una specie di percezione immediata del proprio pensiero.
E l'altro aspetto che distingue profondamente Cartesio da Locke e da Hume è che la coscienza non è il fondamento dell'identità personale. Cartesio non ha bisogno dell'identità personale, di fondare l'identità personale, perché per lui la mente è una sostanza, quindi permane. Io cambio, oggi sono diversa da come ero ieri, eccetera, però nello stesso tempo la mia mente, che è una sostanza, rimane sempre uguale. Quindi non ha bisogno di intrattenersi molto su questo problema. Tutt'altra cosa per Locke e per Hume, che invece la nozione di sostanza la mettono in discussione. Dunque, sentire. Ricompare, e qui aggrediamo veramente la questione della psiche, termine che Cartesio non usa assolutamente mai. Comunque, la questione della psiche nelle meditazioni e nella filosofia di Cartesio. Perché nella sesta meditazione Cartesio ha recuperato l'esistenza del mondo esterno, intanto ha dimostrato l'esistenza di Dio. Poi ha anche recuperato l'esistenza di un mondo esterno e il fatto che noi abbiamo un corpo. E qui ci dice qualcosa che spesso, appunto, nella tradizione post-cartesiana, ivi compreso nella filosofia della mente contemporanea, viene assolutamente cancellato dalla distinzione delle sostanze, dal dualismo delle sostanze. Cartesio ci dice che la nostra mente non è un pilota nella nave, e qui prende le distanze dalla tradizione platonica, quella di cui parlava ancora una volta, meno male che c'è stato prima di me il collega Guido Rizzi, Socrate nel Fedone, cioè un'anima che è l'uomo e che è la parte vera dell'uomo e che non ha niente a che fare con il corpo. La mente cartesiana è indubbiamente platonica nel senso in cui non ha niente a che fare, una sostanza distinta. Ma nella sesta meditazione Cartesio ci dice la mente è strettamente unita al corpo, non è un pilota nella nave, è affetta da quello che succede nel corpo, è modificata da quello che succede nel corpo e, come lo sappiamo, dalle sensazioni e in particolare dalla propriocezione, potremmo dire, cioè dalle sensazioni interne, dolore, fame, sete. Se io fossi un pilota nella nave, quando mi si rompe un braccio, non sentirei dolore, avrei una conoscenza intellettuale del fatto che mi si è rotto un braccio. Invece provo dolore. Questo è il senso dell'unione dell'anima e del corpo. La sensazione nelle meditazioni è la prova di questo, che l'anima, Cartesio dice, come vedete, è quasi commista, quasi mescolata con il corpo. E nelle seste risposte Cartesio analizza la sensazione e ci mostra che è qualcosa di complesso. Questa volta parla di sensazione più che altro delle cose esterne. È qualcosa di complesso, cioè non è un evento né solo corporeo né solo mentale, è un evento che mostra appunto l'interazione psicofisica, perché è fatta di tre tappe. C'è una prima tappa che è solo corporea, è la modificazione degli organi di senso. La seconda tappa è quello che succede nella mente a seguito di questa modificazione degli organi di senso. E la terza tappa è un giudizio, cioè il fatto che io dico questa cosa che sto vedendo, questo tavolo effettivamente è rosso. E il giudizio anche solo mentale. Quindi, facendo il punto, nelle meditazioni abbiamo già una filosofia non solo della distinzione dell'anima e della mente, anzi dal corpo, ma anche una teoria dell'unione. E quindi abbiamo le premesse, che si esprime soprattutto sotto forma della teoria della sensazione e della sensazione interna, e che pone le premesse per quello che verrà dopo. Perché Cartesio, negli anni immediatamente successivi, è preso da tutta una serie di polemiche che lo portano a insistere sul dualismo delle sostanze. E quindi lascia da parte questo elemento che compare così alla fine delle meditazioni. Quando è che lo riprende?
Lo riprende con un'altra corrispondente di eccezione, cioè Elisabetta di Boemia. Elisabetta di Boemia è una principessa in esilio nei Paesi Bassi, perché i suoi genitori, che erano i regnanti della Boemia, avevano dovuto abbandonare il paese all'inizio della guerra dei Trent'anni. Elisabetta è una donna molto colta, molto intelligente, comincia a scrivere a Cartesio appunto di matematica, perché la fama di Cartesio è quella di essere un grande matematico. Si scambiano dimostrazioni di teoremi, ma tra i due nasce un rapporto molto stretto. Molto stretto e di grande rispetto, nel senso che Elisabetta può fare e far fare poi a Cartesio quello che, per esempio, gli obiettori di Cartesio assolutamente non potevano fare, cioè può mettere in discussione le cose che Cartesio ha scritto, e Cartesio, invece di dire non capisci niente, sei un ignorante, non voglio più parlare con te, le risponde e si mette in discussione. Questo lo vediamo, addio, sta succedendo quello che tutti temevano. Questo lo vediamo proprio perché Elisabetta legge le meditazioni e gli scrive immediatamente dopo, nel 1643, dicendogli: ho capito perfettamente la distinzione delle sostanze. Quello però che non capisco è la loro interazione, la loro unione. Mi potresti dire qualcosa di più? E Cartesio dice qualcosa di più e le dice: abbiamo tre nozioni primitive, una che riguarda l'anima ed è il pensiero, una che riguarda il corpo ed è l'estensione, e fin qui niente di nuovo. E poi abbiamo una nozione che invece riguarda l'anima e il corpo contemporaneamente, cioè l'unione. E poi fa una serie di metafore per cercare di spiegare che cos'è questa unione. L'unione è quella cosa che spiega appunto l'interazione psicofisica tra la mente e il corpo. Elisabetta non è per niente soddisfatta delle spiegazioni di Cartesio, quindi insiste, dice: guarda che non ci siamo, non ho capito. E Cartesio continua a risponderle e le dice: guarda, io ti posso dare un'idea chiara e distinta, intellettuale, della mente, e te la posso dare anche del corpo, ma dell'unione no. Dell'unione possiamo avere solo un'esperienza, ed un'esperienza sensibile. Questa esperienza è estremamente chiara. Ancora una volta il dolore, la fame, la sete, le sensazioni, anche le passioni però. Ma se io provo a renderla chiara da un punto di vista intellettuale, a questo punto invece la rendo più confusa. E qui questo dialogo finisce. Finisce la storia dell'interazione e dell'unione della mente dal corpo e dell'interazione psicofisica? Assolutamente no. Perché Elisabetta soffre di quella che all'epoca veniva chiamata malinconia e che noi oggi chiameremmo depressione. Era molto triste, la sua famiglia aveva avuto appunto e continua ad avere tutta una serie di disgrazie, e Cartesio, che si interessa ormai moltissimo alla medicina, le dà dei consigli medici, e questi consigli medici sono un tipo di medicina psicosomatica, cioè la medicina che Cartesio consiglia a Elisabetta punta sull'interazione tra la mente e il corpo. E sul fatto che non puoi curare l'una senza curare l'altro. Quindi sono tutta una serie di consigli: mangia questo, fai quest'altro, bevi quest'altro, però nello stesso tempo cerca di pensare delle cose gioiose, perché le due cose vanno insieme. E poi c'è un altro elemento. Cartesio, proprio in seguito al dialogo con Elisabetta, esplora la questione delle passioni e scrive la sua ultima opera, perché poi muore perché va a trovare Cristina di Svezia, Le passioni dell'anima. Qui abbiamo un tema, le passioni, che è completamente nuovo per Cartesio, e ritorna il termine anima, perché Cartesio in quest'opera insiste sulla interazione tra la mente e il corpo, sull'unione, non sulla distinzione tra la mente e il corpo.
E quindi nelle passioni come come le definisce appunto queste passioni? Lo vedete come delle percezioni, sensazioni o emozioni dell'anima. Qui c'è una distinzione interessante di vocabolario. Il 600 parla sempre di passioni, non parla di emozioni. Oggi noi parliamo invece di emozioni. Emozione nel francese, questa è un'opera scritta in francese, per Cartesio ha il senso etimologico di qualcosa che muove, che scuote l'anima. Quindi le passioni scuotono l'anima, la muovono, e sono un fenomeno per l'appunto psicofisico. C'è una base corporea fatta di spiriti animali, sangue, quindi tutto quello che noi sentiamo, come dicevano i greci appunto, nelle viscere, nel cuore, eccetera, eccetera. C'è una base neurofisiologica e poi c'è quello che appunto avviene nell'anima, la passione propriamente detta. A cosa servono le passioni? Perché questo testo non è solo un testo di medicina, è appunto un testo che si occupa delle passioni. Quindi Cartesio si chiede a cosa servono. C'è un versante in un certo senso morale delle passioni e della teoria delle passioni? Sì, le passioni ci servono innanzitutto perché si riferiscono al corpo e per far sì che l'anima collabori con il corpo. Ritorna il tema della fine della sesta meditazione. L'anima è quasi commista col corpo e deve collaborare con il corpo. Quindi la passione è come come il dolore, se volete, appunto, un campanello di allerta che fa sì che l'anima si occupi del corpo. A questo punto però ci potremmo chiedere, appunto, da un punto di vista morale, e mi avvio alla conclusione, ma forse non è che ci distolgono dalla vera vita della mente? La tradizione platonica, la tradizione anche stoica avrebbe detto questo. Ecco, Cartesio deve tanto, sicuramente anche a Platone, deve tanto anche allo stoicismo, però non è un filosofo ascetico. È un filosofo che in questo è molto più vicino a Montaigne piuttosto che ad altri tipi di filosofia a lui contemporanee. Montaigne valorizzava soprattutto il piacere sensibile nella sua teoria morale. Cartesio invece punta sull'elemento passionale e dice in una bellissima lettera a Chanu questo: ho studiato le passioni e ho visto che sono tutte buone, quasi tutte, non proprio tutte, sono quasi tutte buone, sono talmente utili in questa vita, cioè quando appunto la mente è unita col corpo, quindi sono tanto utili al tutto che siamo noi, all'uomo, che se non ci fossero la mente non avrebbe alcun motivo per rimanere unita con il corpo. E poi nell'ultimo articolo delle passioni dell'anima aggiunge quest'altro: le passioni sono la fonte praticamente di tutta la nostra gioia durante la nostra vita. Sembra quasi Spinoza. Spinoza però parlava non di passioni che erano negative, ma parlava appunto di affetti. Sono la fonte della nostra gioia. Certo, possono anche provocare sofferenza. Pensiamo alla tristezza di Elisabetta. Però noi abbiamo la saggezza da parte nostra. Se siamo saggi, se siamo degli spiriti forti, sappiamo non annullare le passioni, arrivare all'apatia, alla tarassia, ma sappiamo fare quello che Cartesio suggeriva a Elisabetta, cioè controllare, moderare le passioni attraverso una complessa azione psicofisica, che passi dal corpo come passi dalla mente, per evitare le cose estremamente negative, l'eccessiva tristezza, l'eccessiva collera. E quando facciamo questo, non solo stiamo meglio, il nostro corpo anche sta meglio, ma la nostra mente ne ricava un piacere specifico, perché
Questo fatto di riuscirci a controllare, a moderare, dimostra appunto la superiorità della nostra mente e questo provoca una gioia, questa volta esclusivamente intellettuale. Io concludo dicendo che quindi quando i neuropsichiatri contemporanei o i filosofi della mente come il Damasio di cui si parlava prima, dicono che Cartesio è solo il filosofo del dualismo, considerano solo una parte del tutto. Cartesio è indubbiamente il filosofo del dualismo da un punto di vista metafisico, ma ha una concezione dell'uomo e quindi dell'anima e della mente anche più complessa. Ed è il motivo per cui ha senso, e spero di avervi convinto, che si parli di Cartesio in un festival dedicato alla psiche. Grazie moltissime.